Ciao ragazze, sono qui in un bellissimo parco giapponese, sono a Tokyo. Ho pensato di trovare qualche posticino più tranquillo per poter fare questo video, però tutti i parchi a Tokyo, o almeno perché sono a Tokyo, sono molto animati, perché la città è grandissima, la vita è molto caotica e molte persone vogliono infatti staccarsi dalla vita quotidiana e venire al parco. Tante stanno facendo picnic, c'è tanto rumore anche al parco. Però cercherò di farvi comunque questo video. Mi siedo qui e cercheremo di parlare un po'. Allora, perché volevo fare questo video proprio qui in Giappone, anche se si parla di una video lezione della scuola dei sensitivi? Perché parlando dell'astrale, e astrale dove noi possiamo creare tantissime cose, volevo parlarvi della psicomagia, della magia mentale piuttosto. Sapete che per poter creare un posto nell'astrale dove noi possiamo lavorare con la nostra magia, dobbiamo scegliere un posticino molto carino, immaginando questo posticino. Allora ho pensato, visto che mi piace tantissimo Tokyo, allora sono andata in questo parco cercando un po' la tranquillità, però come vi ho raccontato non è che c'è molta tranquillità qui, però nel nostro posto astrale deve essere un posto perfetto. Io adoro Giappone e allora spesso immagino qualche giardino giapponese dove vado a meditare. C'erano dei posti dove sono già andata a meditare anni fa e sono bellissimi. Qui ormai è un po' caotico. Volevo farvi vedere esempi, però qui è veramente un po' difficile. Allora, cosa vuol dire creare nell'astrale? Vuol dire avere l'immaginazione così forte da poter vivere quella realtà immaginabile come una realtà vera, dove noi possiamo creare qualcosa senza fare dei rituali fisicamente. Sapete che molte persone che lavorano con realizzazione del desiderio usano diversi tipi di rituali, dipende dalla disciplina di cui si tratta, che può essere stregoneria, sciamanesimo, possono essere tante diverse discipline magiche. Per un mago, per uno stregone, per un qualcuno che vuole creare il proprio, manifestare diciamo il proprio desiderio, bisogna avere la forza dell'immaginazione, la forza della parola, la forza dell'intento così, infatti, forte, che aiuta alla realizzazione. Prima si crea nell'astrale, poi dopo il desiderio si manifesta nel mondo fisico. Si può lavorare così con i desideri senza fare fisicamente un rituale, oppure si può nell'astrale vedere determinate cose, vedere come funziona la chiaroveggenza. Allora, noi dobbiamo allora creare con la nostra immaginazione come diverse stanze nella nostra mente, nella nostra fantasia. In una stanza possiamo mettere come un laboratorio per poter portare la guarigione, nell'altra stanza possiamo mettere la connessione con le forze superiori, nell'altra stanza ancora possiamo usare un nostro altare per poter creare e realizzare soprattutto il nostro desiderio, perché l'altare può essere non fisico ma immaginario. Io vorrei che voi adesso provate con me a fare un esercizio. Con la vostra fantasia create nella vostra mente una stanza come la classe di scuola, con il banco, e davanti a voi ci sarà la lavagna
con il gessetto con quale saranno scritti sulla lavagna determinate cose. Prima immaginate che voi siete seduti sul vostro banco, davanti a voi la lavagna, da qualche parte c'è l'insegnante. Per adesso non prendiamo nessun altro insegnante, sarò io a scrivere qualcosa sulla vostra lavagna e voi dovrete soltanto capire che cosa viene scritto, vedere che cosa è scritto. Mi connetterò con tutte le vostre lavagne e scriverò una lettera. Prendiamo una di tre lettere, A, B, C, e io scriverò qualcosa. Ho qui con me la carta e penna, allora scriverò anche fisicamente scriverò anche fisicamente la lettera su questo blocchetto. Scriverò una lettera che poi la vedrete scritta da me nella vostra lavagna immaginaria. Allora, qua ho la penna. Voi non vedete sul foglio completamente bianco. Adesso non dovete fare ancora nulla. Per adesso sto soltanto scrivendo la lettera. Ok? Ho scritto, poi vi farò vedere. Ok, la lettera è qui. Non vi faccio vedere adesso. Prima di tutto la vostra lavagna deve essere caricata dell'energia. Cosa vuol dire caricata dell'energia? Vuol dire che adesso vi concentrate un attimo nella vostra immaginazione e mandate, siete seduti sul vostro banco e mandate a questa lavagna la vostra energia, caricandola con una parte di voi. In questo farete un buon collegamento tra la vostra anima, la vostra energia e questa lavagna, perché questa lavagna da questo momento farà parte di voi. Permettetevi di stare lì un attimino nella connessione con la lavagna, perché la vostra immaginazione deve diventare sempre più vivida, sempre più forte. Fate questo bel collegamento. Permettete che vi arriveranno delle informazioni, permettetevi di vedere, di sentire, di percepire attraverso tutti i vostri canali, perché se voi siete nella classe vuol dire che potete lì fare tutto, e udire, e vedere, e sentire. E ora concentratevi bene. Lasciate da parte sforzo della vostra mente, perché adesso non dovete più immaginare nulla. Sapete, quando la vostra insegnante o il vostro insegnante vi scrive qualcosa, quello che voi non sapete ancora, dovete soltanto osservare quello che viene scritto. Dissociatevi completamente, state soltanto in attesa. Cedete tutti i processi mentali dell'immaginazione e ora sto scrivendo sulla vostra lavagna la lettera. Basta, l'avete visto e non pensate più a nient'altro. Aspetto che voi sotto video mettete la lettera. Adesso mettete subito la lettera. Aspetto ancora un attimo e poi vi farò vedere. Ok, fatto. Questa è la lettera che ho scritto, la lettera B. Adesso togliete tutto dalla lavagna, tutto dalla lavagna. Ecco, questa procedura bisogna fare sempre, perché su questa lavagna vi possono scrivere o vi possono far vedere determinate cose. Questa è, diciamo, la vostra classe della chiaroveggenza e dell'allenamento, come siete alla scuola. Qualcuno vi scriverà, potete fare questo allenamento anche con i vostri amici.
E tra l'altro, visto che io ero collegata con le vostre lavagne per scrivere, in questo modo lavora anche telepatia. Di questo ne parleremo magari nelle altre lezioni, però se voi scriverete da una lavagna all'altra ciò che sono i vostri pensieri o i desideri, se mettete dentro anche qualche emozione, anche l'emozione potrebbe essere letta. Poi cominciate con le lettere, cominciate con le cifre e poi dopo piano piano potete mettere le parole intere e queste parole possono essere caricate anche con delle emozioni e la lettura verrà fatta anche molto più facilmente. Allora, buon allenamento nelle vostre stanze astrale. Adesso abbiamo creato queste della classe, poi dopo creeremo tante altre diverse. Buon allenamento e buon divertimento. Ciao ragazzi, ciao ciao, alla prossima.